il settore moda, come tutti, ha subito con la pandemia uno shock importante, poi si è ripreso, oggi vive un momento di forte competizione sul mercato e ovviamente, come tutte le imprese, è in un momento di burrascoso dato tutta la situazione internazionale. Come vedi il segmento moda, le imprese del settore in questo momento con la tua esperienza e con le aziende che hai incontrato? Sicuramente, come per tutti i settori, perché quando parliamo degli anni che abbiamo vissuto, degli ultimi anni che abbiamo vissuto fra pandemia e oggi anche con la terribile guerra in Est Europa, è chiaro che il settore ne ha subito e ne subisce tutte le dinamiche negative. Proprio per questo Fashion Bank, che è una banca dati che originariamente è nata come vocazione sull'analisi del credito e quindi dei rating dei negozi in termini di solvibilità e di capacità quindi di onorare i propri impegni verso le aziende, ha implementato, se vogliamo in maniera anche predittiva, quello che è un discorso di copertura di questo mercato, copertura del credito. Difatti, circa un anno e mezzo fa, in piena pandemia, abbiamo stabilito un accordo con un partner d'eccellenza che è Sace BT, che è la compagnia di assicurazioni del credito italiana, che fa parte appunto del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che ci ha dato fiducia su quelle che sono le nostre valutazioni, i nostri rating creditizi in merito ai debitori, quindi ai negozi che comprano delle aziende, ai nostri clienti, e che ha completato la nostra gamma di servizi in maniera decisiva con una polizza ad hoc destinata a questo settore molto particolare.